Cari amici, benvenuti in questo video dedicato al Camp Buddy. L'ultima volta, se vi ricordate, eravamo in compagnia di Komaki e abbiamo assistito a un momento romantico tra Hiro e il nostro caro Keitaro, che finalmente forse sta capendo come vanno le cose. Vi ricordo comunque che i nostri due eroi sono ancora dispersi e che gli Scoutmaster li stanno cercando dopo una brutta incomprensione con Goro, ovviamente causata da Taiga, che è il male in questo campeggio. Babbo, ancora gli Scoutmaster non sono tornati, comincio a preoccuparmi. Forse dovremmo veramente tornare indietro e aspettarli. E per quale motivo? Per far aspettare tutti gli altri una nottata intera? Come se quei due non avessero già creato abbastanza problemi qui dentro. Yoshinori non avrebbe mai dovuto farli entrare. Speravo che mi ascoltasse quando gli avevo detto di non fare entrare reclute nuove. Ha bussato qualcuno? Magari Yoshinori? E invece no. Oh ragazzi, come mai siete qui a quest'ora della notte? Oh, scusate per l'intrusione, Yuri, ma volevamo soltanto sapere se c'è qualche notizia di Keitaro e Hiro. Sfortunatamente no, Natsumi. Ma non ti preoccupare, Aiden e Yoshinori li stanno già cercando. Sono sicura che si stanno impegnando per riportarli a casa sani e salvi. Sarei felice di offrire la mia assistenza per cercarli. Anch'io. Quei due cretini non hanno certo il mio istinto quando si trovano dispersi nel bosco. Quindi non mi va di lasciarli lì da soli. Anch'io vorrei aiutare, in realtà. Anche se non conosco bene queste zone, Keitaro e Hiro sono amici miei. Non posso starmene tranquillo sapendo che sono nei guai. Ma siete impazziti tutti quanti? È buio là fuori. Non ho bisogno di farmi sparire altri tre scout da sotto gli occhi. Sto già cercando di trovare loro due. E appunto vorremmo essere d'aiuto nelle ricerche. È già abbastanza pericoloso là fuori. Intanto gli altri due sono lì che ci danno. Ma vabbè, potrebbero non avere né cibo né acqua con loro, visto che sono corsi via in maniera così impulsiva. Davvero voi tre siete così preoccupati per quei due delinquentelli? Ma li conoscete soltanto da 2 settimane? Sì, vabbè, ma siamo amici. Non abbiamo intenzione di abbandonarci nel momento del bisogno a vicenda. Ci siamo sempre sostenuti a vicenda quando potevamo. Sì, in effetti, quei due potranno essere dei deficienti, ma non voglio che si facciano del male. E io sono riuscito a farmi degli amici anche grazie a loro. È il minimo che possa fare, visto quello che hanno fatto loro per me. E comunque, se siamo in più persone, potremo coprire delle zone più ampie di terreno, quindi dovremmo trovarli più in fretta. No, non vi permetterò di andare. Ma sai che cosa? Ve lo permetto io di andare. Andate pure a cercare i vostri amici, voi tre. Se fosse il vostro posto farei la stessa cosa. Anzi, sapete che? Vengo insieme a voi. Yuri, mi stai dando conto davanti a loro? Tu non vai da nessuna parte. Io sono uno Scoutmaster, farò il mio lavoro e farò quello che reputo giusto. Vergognati, babbo, non so nemmeno se chiamarti ancora Scoutmaster. Andiamo ragazzi, cerchiamo i vostri amici. Aspetta un attimo, non ti permetto di andare. Te l'ho già detto. Abbiamo già deciso? No, ci vado io con loro. Davvero? Sì, ho più esperienza di te nei boschi una volta che è calato il sole. E ho bisogno di una persona di fiducia che rimanga qui a sorvegliare gli altri. Voglio che tu rimanga qui, Yuri. Babbo, voi tre, forza, pronti in 5 minuti. Quindi è così che voi gestite i problemi di ogni giorno? Zitto, Yoichi. Scusate per questa scenetta, ragazzi. No, nessun problema. Lo sappiamo che siete tutti preoccupati per Keitaro e Hiro esattamente come noi. E almeno quel vecchio alla fine ha capito che era il caso di fare qualche cosa. Gli ce n'è voluto di tempo, eh. Non siete troppo severi con lui. Ha soltanto la mente un po' chiusa. Grazie per aver convinto Goro a lasciare in modo che possiamo aiutare nelle ricerche, Yuri. Sto facendo soltanto il mio dovere di Scoutmaster. Ve la ricordate la regola numero 1? Bisogna sempre essere pronti ad aiutare un amico in difficoltà. Esatto. E adesso voglio che voi tre vi prepariate per la ricerca. Sì, signora. Spero che alla fine le cose si risolvano. Per favore, Hiro e Keitaro, stiate al sicuro. Hiro si è addormentato, immagino, dopo tutto quello che è successo. Come si sono puliti non lo sappiamo, ma devi essere veramente stanco e affamato dopo tutto quello che è successo. A vederlo così dolcemente addormentato non posso fare a meno di pensare a quando mi ha baciato e mi ha detto che gli piaccio. Ora l'ho capito che tu vuoi qualcosa in più di una semplice amicizia. Buongiorno. Buongiorno, Keitaro. Forse è questo che stavano dicendo gli altri quando mi dicevano che non mi rendevo conto di qualcosa. Hiro, quando ti ho sentito dire quelle parole, non so perché non ti ho risposto che anch'io provavo le stesse cose. Ma alla fine ci siamo messi a fare delle cose che non dovevamo fare. Cose che gli amici normalmente non fanno. Forse questo vuol dire che anch'io provo le stesse cose. Brutto, schifoso, se non le provi ti sei approfittato di Hiro. Maledetto. Forse dovevo dirti che mi piace semplicemente perché siamo migliori amici da una vita. Mi sento così ingiusto nei tuoi confronti. Fare quelle cose con te senza neanche essere sicuro di quello che provo. No vabbè, sei un maledetto, Keitaro, veramente. Non voglio darti per scontato. Quindi spero che tu mi possa dare un po' di tempo per capire cosa significhi davvero per me, Hiro. Ma sei ancora sveglio, Keitaro? Va tutto bene? Fagli le coccole. Oh, che dolce. Dormiamo un po', abbiamo avuto una giornataccia. Ok, buonanotte. Che carino, come se l'avessi abbracciato più stretto. E finalmente è sorto il sole.
Finalmente, questa giornata è stata lunghissima, infinita. È passata tutta la notte, ma non l'hanno proprio trovati, eh. Hunter, tieni un po' d'acqua. Grazie, Natsumi. Siete stanchi, dovreste tornare al campeggio. No, no, sto bene, voglio continuare a cercare. Non voglio rinunciare fin quando non li avremo trovati. Ma perché siete così determinati ad aiutare quei guastafeste? Ancora con queste domande? Ma ce l'ha già chiesto 3 volte. Non sono dei guastafeste, sono nostri amici. Non farebbero mai qualcosa del genere, specialmente a lei. Sono d'accordo. Non cercheremo di difenderli così a spada tratta se non fossimo sicuri della loro innocenza. Anche se fossero stati davvero innocenti, non avrebbero dovuto scappare via in quel modo. Il comportamento di Hiro è comunque inaccettabile. Hiro stava semplicemente proteggendo Keita dalle accuse. Lui è sempre pronto a combattere per i suoi amici. Oh, dateci un taglio, stiamo dicendo la verità. Se non ci vuole credere, non ci crede, basta. Basta, Yoichi, calmati. Se continuiamo a stare qui a litigare, non risolveremo un tubo. Sì, in effetti stiamo sprecando il nostro tempo qui fermi a parlare. Muoviamoci. Spero che quei due stiano bene. Non disperiamoci, Aiden. Sicuramente Keitaro e Hiro riusciranno a utilizzare tutte le cose che gli ho insegnato per stare al sicuro. Yoshi, guarda là. Oh, Goro. Wow, anche voi li stavate cercando? Sì, in realtà sì. Questa situazione è piuttosto problematica. Non possiamo mettere a repentaglio la sicurezza dei ragazzi. Alla fine è naturale che io cerchi di assistere alle ricerche. In fondo sono anche parzialmente responsabile. Signore, insomma, cosa avete trovato voi? Abbiamo cercato tutta quella zona là, ma mi sa che non sono mai tornati da quando sono spariti. E noi abbiamo cercato nell'altra zona. Invece, purtroppo, stesso risultato, non li abbiamo trovati. Ma dove cavolo potrebbero essere? In fondo questo campo è l'unico passaggio che ci porta al Camp Buddy. Anche prendendo in considerazione l'idea che si sono messi a fare una specie di campeggio, non potevano essere da nessun'altra parte se non qui in giro. Comunque adesso che è sorto il sole potremmo continuare a cercare. Magari adesso che è sorto il sole potrebbero essersi alzati e aver cercato di raggiungere il campeggio. E dovevano per forza essere passati di qui. Sì, questo avrebbe senso. In effetti ieri sera siamo andati direttamente in spiaggia. Non ci siamo andati proprio nei boschi. Quindi magari erano proprio lì. Adesso con più persone che li stanno cercando dovremmo riuscire a trovare. Dai, dividiamoci. Un attimo, non potete andarvene via così. Dobbiamo avere un piano. Ma io ho capito bene cosa fare. Il mio piano è formare 3 gruppi. E ciascun gruppo avrà un supervisore per evitare che qualcun altro si perda. Il primo gruppo sarà qui nei campi a aspettare nel caso che loro arrivino. Magari quel gruppo lì lo facciamo Hunter ed io, eh. Sì, sono d'accordo. Io tanto non sono molto in forma, potrei semplicemente rallentarvi. Può contare su di me, signore. Faremo in modo di non spostarci fin quando non ci saremo riuniti. Va bene, voi due rimanete qui e controllate che non arrivino. Un altro dei nostri gruppi deve andare sulla spiaggia. Non possiamo ignorare la possibilità che possano essere andati lì. E sarà l'obiettivo un po' più difficile perché la spiaggia è lontana. Posso farcela lì senza problemi. Riesco a sentire il loro odore. Va bene, Yoichi, puoi andare lì da solo. Aiden, ti dispiacerebbe? No, ci vado io con lui. Signore, immagino che il terzo gruppo dovrebbe cercare tutte le zone intorno al bosco, giusto? Sì. E allora vi ci vorrà molta forza per questa cosa. E quindi dovete essere in forma. Va bene, ci sono io, quindi ci penserò io. Va bene, Aiden, verrai tu con me allora. Certo, adesso Nonnetto che sembri veramente uno scoutmaster, eh. Smetti di chiamarmi Nonnetto. Se non ritroviamo entro l'alba ci toccherà rincontrarci di nuovo qui. Ma è già l'alba! È già l'alba, cosa state dicendo? Dai, dividiamoci, buona fortuna a tutti. Loro sono ancora lì che si coccolano e dormono. Oh, ma è già mattino, siamo ancora bloccati qua dentro. Hiro, Keitaro, ma sono io che sento le voci o... Piccolo chef, mi senti? Ehi, ma quelle voci, Hiro, svegliati! Svegliati! Che c'è, Keitaro? Qualcuno ci sta venendo a cercare. Ma davvero? Ehi, siamo qua sotto! Ehi, ci sentite? Yoshi, ma l'hai sentito? Certo che l'ho sentito. Keitaro e Hiro... Mi sa che ci sentono. Dove siete? Stiamo arrivando. Attenzione, c'è un buco lì vicino. Siamo lì dentro. Aiden, sono caduti dentro quel buco. Come cavolo ci sono entrati lì dentro? Keitaro, Hiro, state bene? Sì, sì, stiamo bene, Scoutmaster. Grazie per averci trovato. Dai, vi veniamo a prendere adesso. Aiden, ce la fai tu arrampicarti là sotto? No! No, non vi arrampicate, per favore. Ah, meno male con una corda, allora si può anche fare. Attenzione là sotto, Aiden, eh? Ma sì, signore. Caspita, ma come ci siete finiti voi due qua sotto? Colpa mia, non stavo prestando attenzione a dove avete voi i piedi. Keitaro ha cercato di fermarci dalla caduta, ma alla fine siamo precipitati entrambi. Mi dispiace avervi fatto preoccupare. No, nessun problema. L'importante è che siate al sicuro. Vi siete fatti male? Potete camminare? Beh, non so se Hiro poteva camminare molto bene dopo quello. Allora, dicevamo? No, non ci siamo fatti male, solo qualche graffio, qualche livido. Oh, meno male. Uno alla volta, altrimenti rischiamo di rompere la corda. E si sono arrampicati di nuovo sopra. Oh, meno male, vi abbiamo trovato. State bene, davvero? Sì, stiamo bene, nessuno di noi si è fatto male. Grazie per averci salvato. Pensavamo che nessuno ci avrebbe ritrovato più.
Ma figurati, Keitar, è il nostro dovere. Mi dispiace, Yoshi. Non volevo che succedesse una cosa del genere. Non dovevo correre via in quel modo. Non importa, ormai è andata. La cosa importante è che siete al sicuro. Sapete, tutti i vostri amici sono venuti a cercarvi. Così siamo riusciti a diffondere meglio il gruppo per ricercarvi. Natsumi, Hunter e Yoshi vi stanno aiutando a cercarci? Yeah. Esatto, persino il nonnetto vi sta cercando. Mi sa che era un po' preoccupato però, e sarà contento di vedere che state bene. Comunque sia, visto che potete camminare, potremo tornare indietro al campeggio. Possiamo incontrarci con Goro e con gli altri. Sì, signore. Sono felice che Aiden e lo Scoutmaster Yoshi ci abbiano ritrovato. Ero veramente preoccupato di rimanere lì bloccato per chissà quanto. Quando Yoshi è stato sicuro che sia io che Hiro potevamo camminare correttamente, abbiamo cominciato a incamminarci verso i campi. E ho sentito che Yoshi chiamava Goro al telefono. Mi sa che anche loro ci stavano cercando. Non ci è voluto molto perché vedessimo i campi. E anche Goro da lontano. Era un po' preoccupato per quello che avrebbe detto. Guarda un po' chi c'è intrappolato in un buco nel terreno. Hiro, Keitaro, che bello, sono felice di vedere che state bene, eravamo così in pensiero. Ma che cavolo stavate pensando voi cretini? Vi abbiamo cercato per tutta la notte perché siete scappati come dei bimbi. Vi siete fatti del male. Ehi, non avevo finito di fargli la sfuriata. Basta, Yoichi, tienitela per dopo. Voi due dovete essere proprio esausti. Dai, torniamo al campeggio. Dobbiamo controllare le vostre ferite, darvi qualcosa da mangiare e farvi anche riposare un po'. Grazie, grazie tante. Dai, dobbiamo ancora camminare un bel po'. Adesso seguitemi. Signore, mi dispiace. Lo so che vi ho causato troppi casini. Non volevo veramente fare tutto questo. È stato un incidente. Non importa. Torna al campeggio ora. Ne parleremo quando arriveremo là. E allora siamo tornati verso il Camp Buddy. Mi ha sorpreso sapere che anche Goro ci stava cercando nonostante quello che era appena successo. Camp Buddy. Ok, Taro e Hiro, meno male, siete tornati. Scoutmaster Yuri. Ci dispiace, Yuri. Non volevamo farvi preoccupare così tanto. Nessun problema, sono felice di vedervi di nuovo. Aiden, Yuri, vorrei che mi aiutaste a preparare un po' di cibo e un alloggio. Questi due devono essere veramente esausti. Sì, signore, anche noi aiuteremo a preparare le cabine. Ma certo, via, andiamo dentro. E voi due? Vorrei che voi veniste subito nel mio ufficio. Un po' d'acqua gliela potevano anche dare, non so se gli hanno data, ma potevano anche, secondo me. Oh no, Goro è ancora arrabbiato con noi. Ho paura che finirà per dare la colpa a te per la mia fuga. Ma non dirle queste cose, Hiro, è colpa mia. Non devi certo dare la colpa a te stesso. Keitaro, andiamo, dobbiamo andare subito a vedere Goro. Non possiamo farlo aspettare. Vi rendete conto di quanto casino avete causato? Siamo stati tutta la notte fuori a cercarvi. Ci dispiace, signore. Sì, anche a me è colpa mia dopo tutto. Hiro, vi dispiace tutto quello che avete da dire? Pensate veramente che le vostre scuse bastino a rimediare a quello che avete fatto passare agli Scoutmaster e ai vostri amici? Allora? Non volevamo farlo. Ci siamo veramente persi. Stai ancora cercando di ragionare di questo errore che hai fatto? Nessuna di queste cose sarebbe mai successa se voi due non foste scappati via. Cosa devo fare con voi due? Mi sa che non posso far altro che mandarvi via. Non arriveremo da nessuna parte con questo dialogo. Tornate alle vostre cabine. Ho bisogno di pensare a quale sia la punizione più appropriata per voi due. Sì, signore. Mamma mia, mi fa paura, Ser Goro. Mi spiace, Keitaro, è solo colpa mia. No, basta, perché continui a dire che è colpa tua? La colpa prima di tutto è mia. Non sarebbe mai successo niente di tutto questo se quella foto non fosse mai esistita. No, no, non parlo di questo, parlo del campeggio. Non avrei mai dovuto obbligarti a venire fin qua giù. Potevamo divertirci da qualunque altra parte. E invece adesso siamo qui a soffrire ed è tutta colpa mia. Non mi pento di nulla. Ma di che parli, Hiro? Ho avuto un'estate fantastica finora. E lo sai perché? Perché la sto passando insieme a te. Gli alti e bassi fanno parte dell'avventura. Anche se capitano cose come questa non rimpiango nulla. Quindi stai tranquillo, andrà tutto bene. Oh, sei sempre come tirarmi su di morale. Oh, qualunque cosa per farti sorridere, Hiro. Oh, mi domando cosa ci faranno adesso. Non lo so. Goro ha detto che gli serve del tempo per pensarci. Ma ha anche detto che non era sicuro di espederci o meno. Non so cosa dovremmo fare. Possiamo anche andarci all'attività oppure no? Non lo so. Forse dovremmo semplicemente aspettare che Goro prenda la decisione. Sì, mi sa che hai ragione te, Keitaro. Anche se non mi va di farmi gridare contro un'altra volta. Keitaro, Hiro, eccovi qua. State bene? Mi sa che quel tizio vi ha sgridato di nuovo, vero? Goro vi ha già messo in punizione. Non ancora. Beh, meno male. Insomma, probabilmente ci dirà qualcosa molto presto. Dobbiamo essere pronti a qualunque decisione. Forse dovremmo dire a Hiro e Keitaro quello di cui abbiamo discusso ieri mentre non c'erano. Di che parli, Hunter? Di Taiga? Forse abbiamo capito chi l'ha fatta quella fotografia. Davvero? Già, ma non abbiamo delle prove. Ne abbiamo parlato e siamo tutti d'accordo sul fatto che Keitaro non aveva fatto quella foto. Davvero? Allora ditelo voi a Goro, tanto almeno mi ascolta. Non c'è nessuna differenza se glielo diciamo noi o se gli diciamo che la foto l'ha fatta qualcun altro. Non abbiamo nessuna prova. Anche se sospettiamo Taiga, è quello che più facilmente può aver scattato quella foto. È l'unico che avrebbe veramente qualche motivo per darti fastidio. E poi ha mentito davanti a Goro giusto ieri su voi due. Che cosa
ha detto? Beh, mentre voi eravate intrappolati in quel buco, lui è andato a dire in giro che vi ha sentiti ridacchiare nascosti vicino a Goro. What? Cosa? Ma non abbiamo fatto niente del genere. Che bugiardo. Adesso lo vado a picchiare. Zero. No, Hiro, fermo lì. Ma Taiga aveva detto che voleva essere nostro amico. Non possiamo pensare che sia colpa sua semplicemente perché abbiamo avuto dei brutti trascorsi. O perché Taiga ha detto qualcosa del genere a Goro senza provare nulla. Forse veramente pensava che fossimo noi a ridacchiare. Keitaro, è ovvio che è stata tutta una recita finora. Chi altro pensi che volesse incastrarci quel campeggio? Nessuno di noi cinque. Aspetta che lo prenda lui e quei suoi stupidi minion. Oh, ora finalmente ci stiamo capendo con testa rossa. Dacci il via libera e andiamo a prenderlo a pugni. No, ve lo siete già dimenticati cosa è successo l'anno scorso. Non vogliamo fare la stessa fine. Se facciamo casino, Goro si arrabbierà soltanto di più. Non possiamo fare una scenata, soprattutto non se violenta. E poi è completamente sbagliata questa cosa. Non è il tipo di persona che dovremmo essere. Ma, Hiro, se causiamo ancora più conflitto, saremo espulsi per davvero. Lo so che hai già fatto tanto per me, ma ti sei messo a rischio e basta. Voi tutti avete rischiato per poterci trovare e riportare a casa sani e salvi. E già la cosa mi fa stare a disagio. Non voglio causarvi ancora problemi. Lo apprezzo tanto che vogliate ripulire la mia reputazione, davvero. Siete sicuramente più stanchi di me e di Hiro, visto che siete stati svegli tutta la notte per cercarci. Sì, in effetti sì, forse dobbiamo andare tutti a dormire un po' adesso, per non peggiorare la situazione. Oh sì, effettivamente, grazie per capirmi. Perché non vai a riposarti? Mi sembri parecchio stanco, Keitaro. Sì, ma tu, Hiro? Dopo tutto quello che è successo, in realtà ho soltanto fame. Forse dovrei mangiare qualche cosa. Sicuro? Magari vengo con te. Ma no, tranquillo, vai a riposarti. Allora, vuoi veramente lasciarmi a passare liscia così? Non ti riconosco, testa rossa, non sei più bravo neanche a difendere Keitaro. Hiro, ma ne sei sicuro? Ma guarda che se non facciamo qualche cosa, tu e Keitaro verrete espulsi. Ma voi ragazzi non sapete proprio cogliere un suggerimento, eh? L'avete capito che Keitaro non vuole che noi facciamo chissà che cosa per ripulire la sua reputazione, no? È così preoccupato per noi che non riesce neanche a difendere se stesso. Ha paura che ci possiamo mettere nei guai per lui. E così l'ho mandato via in modo che noi possiamo agire senza che lui lo sappia. Beh, questo ha perfettamente senso. Conoscendo Keitaro probabilmente comincerebbe a mettersi nel mezzo. Keitaro è una persona così altruista. Beh, rimangio quello che hai detto, testa rossa. Forse non sei un cretino. Hai pensato più di tutti noi, in effetti. Oh, ma come sei scemo tu, uomo lupo. Insomma, cosa dobbiamo fare, Hiro? Forse dobbiamo parlare da qualche altra parte, assicurandoci che Keitaro non ci veda o non ci senta. Ci potrebbe volere un bel po' di riflessione per arrivare a una conclusione. Bravo, testa rossa, vedo che stai cominciando a ragionare. Forse non avrei dovuto dire ai miei amici di lasciar perdere l'idea di risistemarmi la reputazione. Stavano soltanto cercando di proteggermi. È solo che non voglio che incasinino ancora di più la situazione, soprattutto dopo aver visto Goro così arrabbiato. Non voglio che qualcun altro si incasini per colpa mia. Ma mi chiedo che cosa succederà a me e a Hiro. Anche se ho detto a tutti di non farsene un grosso problema, sono qui che me ne preoccupo invece. Non sarebbe accaduto nulla se non fosse stato per quella stupida foto. Certo, se non fosse stato per quella foto non saremmo neanche caduti nel buco. E Hiro non avrebbe detto che ti ama, stupido Keitaro. Ah, perché mi sono messo a pensare a questa cosa adesso? Non riesco a credere che Hiro mi abbia detto una cosa del genere. Per non parlare del fatto che mi ha anche baciato. Con tutto quello che avete fatto ti preoccupi per il bacio, ok? Veramente? Hiro, da quanto tempo mi stavi aspettando? Adesso mi sento in colpa per non averti dato una risposta. Comincio a chiedermi che cosa ne sarà della nostra amicizia. Ho bisogno di tempo per pensarci. Devo veramente lasciare un attimo da parte questo pensiero e trovare qualcos'altro da fare. Ah, il diario! È un bel pezzo che non lo aggiorniamo. Mi sa che è un ottimo sistema per tenere un po' la mente distratta. Hiro si è preso la sua prima spilla nella cucina perché ha cucinato un pesce. Non era quello di Hiro. Keitaro, che tipo di pesce era? Non me lo ricordo assolutamente. Questo gioco che giocava il nostro amico Seto si chiama Bakki Koi, che è un altro giochino un po' hentai, un po' yaoi che un giorno potremmo fare. Chi ci ha trascinato fuori dal buco è stato Aiden. Di chi era la foto imbarazzante? Delle chiappe di Goro. Perfetto. Eccole qua le fotografie che ci abbiamo messo. Dove c'è il nostro Hiro con il pesce, ovviamente. E bravo il nostro piccolo Hiro. Sai, sarebbe più facile se prendessimo a pugni in faccia quel cretino e gli facessimo ammettere che ha fatto la foto davanti agli Scoutmaster. Il cretino intendi Taiga? Ovvio. Yoichi, non possiamo ricorrere alla violenza. Non soltanto gli Scoutmaster ci puniranno se faremo qualcosa di sbagliato, ma Keitaro ce l'aveva anche con noi. Sì, ha ragione lui, uomo lupo. Keitaro non ci perdonerebbe mai. E comunque sarebbe un po' strano se mandassimo Taiga a fare la sua confessione con la faccia piena di pugni. Ah, sempre a scegliere le opzioni più stupide voi, eh?
Va bene, cosa dobbiamo fare allora? Allora, ci servono degli indizi su chi potrebbe aver fatto veramente quella foto. Così magari potremo provare che Keita era innocente. Sì, e dove li troviamo degli indizi? Siamo già troppo lontani dalla scena del crimine. Beh, magari ci potrebbe essere qualche indizio direttamente sulla foto. È l'unica prova che abbiamo, in effetti. Ah, buona fortuna a prendere quella foto. Sicuramente ce la Goro nel suo ufficio. Non ce la darà mai. Quello è vero. Mi sa che lui si sente molto in imbarazzo per quella fotografia e non vuole che nessuno la veda. Però non credo che nessuno l'abbia distrutta, quindi da qualche parte deve essere ancora lì, nascosta. Natsumi, tu conosci gli Scoutmaster molto meglio di noi. Dove mettono gli oggetti confiscati di solito? Sai, l'altro giorno stavo pulendo uno degli uffici dei Scoutmaster quando ho trovato uno scompartimento. Visto che volevo che tutto il posto fosse pulito, l'ho aperto e mi sono messo a organizzarlo. A organizzarlo col cavolo che l'hai organizzato, ti sei messo a spicciare, di la verità. No, niente del genere, non lo farei mai. Dici che la foto potrebbe essere lì dentro? In realtà non penso ci siano altri posti in cui potrebbe essere. Beh, insomma, sembra l'unica pista decente che abbiamo finora. Sì, ma come la prendiamo quella foto? Non è che possiamo entrare nell'ufficio così, ci sarà sicuramente qualcuno dentro. E con Goro in giro, penso che sarà ancora più difficile prendere quella foto. Io direi di farlo mentre dormono tutti. Oh, mi sembra una buona idea. Se entriamo di notte mentre tutti dormono, probabilmente non ci sarà nessuno lì. Un attimo, veramente volete entrare nell'ufficio dei Scoutmaster così? Se ci beccano ci speleranno tutti. Ci sono ben poche cose peggiori da rubare, sa? Sì, disse quello che si rubava i ghiaccioli dalla caffetteria quando nessuno lo vedeva. Aiden! Senti, Aiden ha detto che possiamo tranquillamente prenderci tutto quello che vogliamo quando abbiamo fame. Comunque, se anche cercassimo di entrare, la porta sarà chiusa sicuramente di notte. Di solito le chiavi se le tiene Yuri nella borsa. Ne sai tante di cose degli Scoutmaster, eh? Non ci sono altre porte. È vero che ci portano all'ufficio degli Scoutmaster? No, l'unica entrata è sul davanti. Anche se... No, niente, una pessima idea. Cosa? No, non voglio. Parla o ti faremo parlare noi. Va bene, calmati, Yoichi. C'è una finestra che non chiude tanto bene sul retro dell'ufficio. Soltanto io, Aiden e gli Scoutmaster sappiamo di questa cosa. Aiden ha detto che l'avrebbe aggiustata, ma non ha avuto il tempo. Yoichi ha ragione. Natsumi sa veramente tante di cose di questo campeggio. Ottimo lavoro, Natsumi. Entreremo da lì. Mi sento già a disagio per essere coinvolto in questa storia. Chi ci entra là dentro per prendere la foto? Natsumi è quello che conosce meglio l'ufficio, penso che dovrebbe andarci lui. Così potrà trovare la foto molto più velocemente. No, non ci entro là dentro, non ci penso nemmeno. Cos'è, ti stai spaventando, mister Perfettino? Sentite, vi ho già detto fin troppe cose su quell'ufficio, non voglio essere un complice di un crimine. Se lo scoprono, perdo la mia reputazione di scout e migliore di tutti qua dentro. Ce l'ho da 3 anni. Oh mio Dio, che fastidio che sei. E comunque non ci entrerei dalla finestra. Ok, questo ha senso. Però uno di voi ci potrebbe entrare. Basta che vi spieghi esattamente dov'è la foto. Ma in realtà non penso che nemmeno io ci dovrei entrare. Non mi muovo molto bene al buio. Probabilmente finirei per inciappare o far casino e verremo beccati. Non voglio essere io quello che vi incasina la vita. Va bene, Hunter, ci penseremo io e l'uomo lupo allora. Voi state fuori e diteci se arriva qualcuno. Va bene, cerca di non far casino tu, testa rossa. Va bene, è deciso così. Stanotte andiamo a prenderci la foto. Ammesso e non concesso che voi stanotte non siate stati ancora buttati fuori, direi. Oh, non ci credo che stiamo facendo una cosa del genere. Non posso più indossare questa spillina perché non sono più in buona fede. Vedrai che ne varrà la pena una volta che abbiamo dimostrato l'innocenza di Keitaro, Natsumi. Sì, hai ragione, è per questo che lo stiamo facendo per Keitaro. Ok, ragazzi, lo faremo stanotte allora. E sta già tramontando il sole su questa losca vicenda. Avanti. Voleva vedermi, signore? Questa è una nota di espulsione? Sì, esattamente. Questo campeggio non è un posto per quei due. Mi hanno umiliato e mancato di rispetto abbastanza. Per non parlare del panico che hanno causato. Hanno violato abbastanza regole da farmi decidere di buttarli fuori. Ma signore, non puoi farlo. Sono dei bravi ragazzi. Lascia che gli parli io. Ve l'avevo detto che non era detto che stanotte questi due fossero ancora parte del Camp Buddy. Non pensi che ci abbia già provato io a parlare? Non hanno ancora ammesso i loro sbagli. Anche dopo tutto quello che è successo, non hanno ancora saputo affrontare la cosa in maniera matura e ammettere che hanno sbagliato. Ma non potresti dare un'altra possibilità? Forse erano semplicemente spaventati. Ma perché li stai difendendo così? Hanno bisogno di un po' di disciplina. Non ti ho mai sentito sgridare i tuoi subordinati, neanche una volta. Ti ho fatto diventare uno Scoutmaster perché tu potessi essere come me. Non così. Invece ti sei dimenticato la disciplina. E guarda questi ragazzi come si comportano in maniera maleducata ora. Ho provato a essere come te, ma tu ti sei dimenticato quello che è successo? Gli Scout hanno smesso di rispettarmi per vedere modo in cui tu mi hai ordinato di comportarmi. È questo che li ha fatti andare via. E pensare che per un attimo, quando ti sei unito alle ricerche per Hiro e Keitaro, ho pensato che avessi cambiato idea. Ti ho sempre guardato come un modello. Ho sempre pensato di voler aspirare a essere come te. Ma adesso che ti guardo, come sei diventato, sei cambiato veramente in peggio. Hiro e Keitaro sono scappati via perché li hai spaventati. Non li ho mai visti così.
fin quando non sei arrivato tu. Li hai minacciati di un'espulsione. È ovvio che abbiamo cercato di scappare. Non alzare la voce con me, sai. Mi dispiace, ma non posso starmene qui fermo. Mi sono ripromesso che avrei riportato in vita il camp buddy che tu avevi costruito. Il camp buddy in cui io sono cresciuto. Quello in cui ho sognato di lavorare. Questo è il motivo per cui sono diventato uno scoutmaster. Il rispetto è qualcosa che bisogna guadagnarsi, ma la paura è qualcosa che invece viene inculcata e basta. Questi scout non hanno rispetto per te, ti temono e basta. Io pensavo che gli scout dovessero sorridere sempre. Non posso credere che queste cose me le ha insegnate la stessa persona che adesso è sempre imbronciata davanti a qualunque stupidaggine. Che ti è successo? Hai veramente rinunciato a chi eri? Mi dicevi che un tempo questo posto ti dava gioia. E perché adesso non ti dà più gioia? Andrò a parlarci io con quei due. Ma... mi domando come andrà a finire sta storia. Insomma ragazzi, a quanto pare la situazione si sta veramente complicando. Io e Kate lo rischiano veramente tanto l'espulsione, mentre i loro amici stanno cercando di scagionarli commettendo un'effrazione per cui verrebbero espulsi. Onestamente non credo che nessuno verrà espulso, perché altrimenti il camp buddy finirebbe qui e non sarebbe divertente. Quindi immagino che si troverà una soluzione, ma spero tanto che Taiga le prenda prima o poi. Detto questo, io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me fino a questo momento. Mi raccomando, scrivetemi nei commenti senza spoiler cosa pensate che succederà, e speriamo che ci siano presto altre scene. Alla prossima con il magico mondo del camp buddy. Ciao! E mi raccomando, ditemi nei commenti cosa ne pensate di Keitaro che si è approfittato dei sentimenti di Hiro. Ciao ciao!